Si chiama Fabio Filisetti ed è il mistico di Ciao Darwin 7. Pensate che questo ragazzo si è presentato nella prima puntata e ha rappresentato la categoria dei diversi. Si è proclamato come per l'appunto il mistico di questa trasmissione televisiva e ha letteralmente bucato lo schermo. Questo ragazzo che, vi ricordo, è stato come concorrente nella categoria dei diversi di nuovo, ha ottenuto veramente un successo clamoroso, atipico, straordinario e penso che se lo possa meritare. Questo ragazzo che mi auguro stia guardando questo video mi ha subito colpito per il suo atteggiamento forte nei confronti della vita, spensierato nei confronti delle prove di coraggio, anche quelle più difficili, anche quelle più complicate, mostrando una certa determinazione, una sorta di pensiero che potrebbe essere il seguente, tanto ce la faccio, mi va tutto bene perché Cristo è con me. Beh, questo ragazzo io lo stimo molto, lo apprezzo, penso che sia un ragazzo veramente da ammirare perché ha dentro innanzitutto una grande fede e la fede è portata a quei livelli già di per sé, chi ha fede come me, come anche lui, è una persona che ha una marcia in più, secondo la mia opinione. Ma portata a quei livelli così elevati, così eccelsi, ecco che la fede diventa lo strumento grazie al quale sopportare la vita e sapere che dall'altra parte non c'è un vuoto cosmico, dall'altra parte non c'è il vuoto, il buio, la totale amoralità, ma dall'altra parte c'è un Cristo, c'è un Dio che ci sta aspettando perché noi siamo passeggeri del pianeta Terra. La vita che viviamo qui sulla Terra è una vita che serve solamente per soddisfare il nostro bisogno di esserci, ma poi la vita vera sarà quella che faremo dopo che tutti saremo morti, perché a livello scientifico tutti gli esseri viventi, tutti gli esseri umani quindi, sono destinati a morire. Io, caro Fabio, ti reputo veramente un ragazzo pane, acqua e sapone, pane e acqua, un ragazzo quindi che si dimostra grintoso, un ragazzo che non ha paura di mettersi in gioco, che ha una caratteristica grande che è quella di essere spensierato, la tua spensieratezza, lode a te e soprattutto lode a quello che fai capire agli altri. Il mondo è, come diceva Pascoli, un piccolo atomo del male, se lo guardate bene, se lo guardi bene, siamo microscopici in confronto all'immensità e alla vastità dell'universo, ma quando viviamo questa vita viviamo in modo migliore, sapendo però che dall'altra parte c'è Dio che ci aspetta. Dio lascia per noi tutti aperta una porta che rimane sempre aperta e poi sta a noi saperla aprire, saperla spalancare e saper trovare Dio. Beh, io questo ragazzo veramente lo apprezzo molto, caro Fabio, il mistico di Ciao Darwin 7. Secondo me deve rimeritare rispetto, deve rimeritare bravura, ma soprattutto deve farsi vedere perché è un personaggio meraviglioso. Farsi vedere che significa? Non farsi vedere da uno specialista o da un dottore, farsi notare di più perché questo ragazzo merita il successo che ha avuto. Caro Fabio, complimenti a te, che Dio sia con te, accompagni sempre le tue scelte. Sono contento che ci siano persone come te che hanno Dio dentro perché queste persone come te sono persone da elogiare che vanno in giro per il pianeta, per l'Italia, a far capire che non c'è solo il materialismo bieco che molte persone hanno e si portano dentro, ma c'è anche la spiritualità. Siamo fatti di anima e di corpo. Non c'è solo il corpo, non c'è solo l'anima, c'è il corpo e l'anima. E quindi bisogna guardare, rendersi conto e che ci sia solo il corpo e soddisfare l'ambito materialistico della vita, ma soddisfare anche l'ambito dell'anima, perché l'anima andrà via dal nostro corpo, si staccherà dal corpo, lasceremo il corpo sulla terra, diventerà cenere, diventerà polvere, ma quello che conta sono i ricordi, sono le opere che abbiamo fatto in questa vita che rimarranno per sempre, soprattutto alle persone che hanno vissuto e ci hanno conosciuto e hanno avuto la possibilità di osservare le nostre opere.
che possono essere di bene oppure no. Bene, complimenti caro Mistico, caro Fabio, continua così, non arrenderti vai avanti per la tua strada, fregatene eventuali critiche, sei un ragazzo in gamba, bravo, iscriviti, commenta, iscrivetevi voi, commentate voi. Fatemi sapere cosa pensate, caro Fabio, questo video non vuole assolutamente ledere la tua privacy, vuole solo informare eventuali persone e invitarti a proseguire il tuo impegno come mistico.